Allora, siamo qui a Istanbul con un ragazzo che sta qui da tanti anni, vive qui ed è un tifoso laziale. Ti chiami? Luca. Allora, siamo qua con Luca Barberi, che è un grande tifoso della Lazio e vive da 9 anni qui. Come fai a conservare questa passione per questi colori? Beh, allora, Celeste è sempre stato nel cuore dall'inizio, anche se ho sempre vissuto all'estero, non sono mai stato a Roma. Però anche in vacanza, per esempio, stando solo una settimana a Roma e c'è la partita, sono sempre lì. Si vede la differenza tra il calcio italiano e il calcio turco, è sempre superiore, la Lazio resta sempre nel cuore. Quindi vieni a Roma spesso per vedere solo la Lazio? Io, solo per la Lazio no, però quando ci sono vacanze scelgo le date così mi becco una partita, però non vado purtroppo solo per la Lazio, però quando sto in Italia sicuramente mi becco una partita. Qual è il calciatore che apprezzi di più della Lazio attuale? Più forte della Lazio attualmente? No, quello che ti piace di più. In questo momento? Ronaldo, però ci sono tanti lunghi giocatori della Lazio anche che vedo che possono essere diventare tanto. Della Lazio, il tuo beniamino? Hernandez, che si vede che c'ha il cuore, quando gioca per il Brasile è un altro giocatore, quando gioca per la Lazio è un altro giocatore, quando gioca con la Lazio nelle partite importanti è tutto un altro giocatore, è un giocatore che ha tante facce, c'ha anche dei momenti un po' giù, però quando gioca bene può essere uno dei centrocampisti più forti del mondo. Più lo chiedo, tu non sei, sei nato a Roma, ma sin da piccolo sei subito partito, vero? Sì, sì. Quindi come hai fatto a diventare della Lazio? Io allora, la storia non è molto bella, però mio fratello è romanista, quindi io sono andato da mio padre quando avevo 4-5 anni, ho chiesto qual è la squadra contro la Roma, mi ha detto Lazio. Quindi io da quel momento in poi sono andato alla Lazio, ma poi vai a uno stadio una volta, vedi l'Aquila, vedi i tifosi, non c'è paragone. Cioè, hai fatto la decisione giusta. Stasera come finisci? Io dico 1-0 col Fenerbahce e in casa vinciamo 3-0. Perdiamo stasera? No, stasera perdiamo purtroppo, secondo me. Ah, così? Però in casa 3-0. Sicura? No, che ho speso 400. Vabbè, allora se vuoi fare un saluto ai nostri tifosi. Forza Lazio per sempre e tutti i possibili. Forza Lazio. Grazie.